Buongiorno, iniziamo la seduta straordinaria con l'ordine del giorno relativo alle question time con una interrogazione presentata dal consigliere Fiorini e rivolta all'assessore Bartolini, casa circondariale di Terni, intendimenti della giunta regionale perché vengano date concrete risposte alle carenze di organico della polizia penitenziaria e venga assicurata maggiore sicurezza del territorio ternano. Vi prego cortesemente di rispettare i tempi perché, come al solito ci succede, sforiamo di molto e questo poi mette a repentaglio la possibilità di essere sulle reti come invece dovremmo. Grazie, prego consigliere Fiorini. Grazie Presidente. Questa interrogazione nasce dalla mia preoccupazione e dalla preoccupazione della Lega Nord Umbria in relazione alle carenze di organico in cui versa la Polizia Penitenziaria che opera nella casa circondariale di Terni. Ricordo alla Giunta regionale come l'Istituto Penitenziario Ternano è stato aperto nel 1991 con 300 posti per uomini comuni o media sicurezza. Nel 2000 al posto della sezione femminile è stata istituita una sezione per 25 detenuti sottoposti al regime 41 bis dell'ordinamento penitenziario tutt'oggi in funzione. Nel 2013 è stato inaugurato un nuovo padiglione che può ospitare fino a 200 detenuti ed è stata aperta una mini sezione di 9 posti riservata ai detenuti alta sicurezza 2. Nel 2014 il vecchio padiglione è stato trasformato in una sezione alta sicurezza 3, reati di associazione mafiosa e spaccio internazionale di stupefacenti con l'arrivo di 288 detenuti. A tale preoccupante metamorfosi che ha investito l'Istituto Penitenziario Ternano, che nel giro di pochi anni ha visto cambiare la propria fisionomia trasformandosi da casa circondariale ad istituto penitenziario ospitante detenuti sottoposti al regime di 41 bis, ha fatto da contraltare un grave deficit di organico che ha investito e tuttora investe la polizia penitenziaria che qui opera. Basti a riguardo pensare che la forza amministrativa della direzione della casa circondariale di Terni al 20/12/2015 è di 222 unità di polizia penitenziaria, cui vanno aggiunte 42 unità distaccate a vario titolo presso altre sedi, raggiungendo così ipoteticamente il numero di 264 unità, comunque inferiori di 15 rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale. Carenze quasi integralmente riferibili al ruolo di sovrintendenti ed ispettori e che impediscono il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto e del personale che vi opera, come testimoniano recenti aggressioni a danno del personale della polizia penitenziaria verificatasi nell'istituto Ternano. Si sta creando il presupposto di ricevere un certo tipo di turismo carcerario. Particolare è un afflusso dei familiari dei detenuti con il connesso rischio di infiltrazioni mafiose e di aumento della criminalità in un territorio fragile come quello ternano, poco controllato e provato da una profonda crisi economica. Per tutte queste ragioni ritengo che se non si prevedono interventi concreti e costruttivi che contemplino il potenziamento degli organi di polizia penitenziaria ridotti all'osso, se non si prendono misure a tutela dei cittadini ternani, vi è il rischio che la situazione diventi esplosiva e sia sempre più difficile garantire il livello di sicurezza adeguato. Per tutte queste ragioni chiedo alla Giunta regionale quali iniziative intende intraprendere per dare risposte concrete alla carenza che investe il corpo di polizia penitenziaria operante presso l'istituto di Terni, assicurare maggiore sicurezza al territorio ternano anche in riferimento alla presenza del medesimo di detenuti sottoposti al regime da 41 bis. Grazie. Prego, assessore Bartolini. Allora, premesso che la competenza in materia di esecuzione penale spetta al Ministero della Giustizia, su cui quindi la Regione non ha competenze, comunque si può
possiamo segnalare che è un problema quello, diciamo, del personale della polizia penitenziaria, sia del sovraffollamento, che comunque è all'attenzione della regione. Abbiamo anche da poco eletto il garante per i detenuti, quindi comunque nell'ambito delle altre funzioni e materia la regione è presente. Preciso che da dati a nostro riferimento, comunque, la popolazione dentro i carceri umbri, senza fare riferimento a Terni perché non abbiamo un dato specifico, è diminuito. E per quanto riguarda i 41 bis, abbiamo avuto rassicurazioni da parte dell'amministrazione penitenziaria che ci sono forti restrizioni in termini sia di comunicazione verso l'esterno con i familiari, i quali possono avere un colloquio al mese. Inoltre tutte le loro comunicazioni, i loro movimenti sono sottoposti ad attentissimi e stringenti controlli da parte del Corpo della Polizia Penitenziaria. L'attenzione delle forze dell'ordine è massima, in quanto ciò è testimoniato da importanti operazioni di polizia che anche la città di Terni hanno avuto luogo. In generale, per quanto riguarda il territorio ternano, le misure che la Regione, nell'ambito delle competenze che ha, e in particolare della mia delega sulla sicurezza, come noto, hanno dato luogo ai patti per Terni Sicura, con stanziamenti per un progetto di 50.000 euro e un altro di 86.465. Da poco, tra l'altro, è stato anche attivato l'accordo in materia di sicurezza urbana tra la stessa Regione Umbria e il Ministero dell'Interno. Un'intesa che ha l'obiettivo di promuovere la migliore cooperazione dei soggetti, lo sviluppo di sinergie operative tra le sale operative della Forza di Polizia e quella della Polizia Municipale. E comunque, da ultimo, nell'ambito dell'attività comunque politica e dei rapporti istituzionali con il Governo, sicuramente le problematiche del sovraffollamento e il problema delle carenze in organico sono state rappresentate e continueranno a essere rappresentate al Ministro competente. Grazie Assessore. Prego Consigliere Fiorini per la replica. Grazie Presidente. Beh, la risposta dell'Assessore è stata molto vaga, è stato fatto un quadro generale dei carceri umbri, ma il problema è per quello di Terni soprattutto, sottolineo. Per quanto riguarda il progetto sicurezza, è un progetto che secondo me non ha dato neanche un minimo di, non ha portato nessun beneficio, anzi anche pochi giorni fa all'interno del carcere c'è stata un'altra aggressione. Secondo me bisogna spingere, visto che anche il sottosegretario all'interno ha detto che ha stipulato questo progetto, bisogna spingere affinché si faccia pressione all'interno del Ministero per cercare di risolvere il problema del personale, di aumentare le unità mancanti almeno e di cercare magari una soluzione per il personale distaccato. E per quanto riguarda poi le infiltrazioni, voi sapete che purtroppo alcuni detenuti da 41 bis hanno i permessi di uscita, di conseguenza avvicinandosi tutti i familiari si sono creati varie infiltrazioni e, come sappiamo tutti, anche tramite i frutti e verdure, negozi a 0,99 centesimi che sono gestiti dalla malavita. Questo lo sottolineo e forse è ora, è arrivato il momento di andare anche a controllare questi negozi. Grazie. Grazie consigliere Fiorini. Passiamo all'oggetto numero 17. Si tratta di una interrogazione presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari e rivolta all'assessore Bartolini. Agenzia per il diritto allo studio universitario, commissariamento senza dichiarate finalità e tempistiche, mancato rispetto delle normative, mancato rispetto delle prerogative dell'Assemblea legislativa, incarico assegnato a persona più volte nominata, scaduta e prorogata. Prego, consigliere Carbonari. Grazie, Presidente. Allora, l'oggetto è appunto quello della nomina a commissario dell'ADISU del ex amministratore dello stesso. Allora, faccio una breve premessa. E con deliberazione del 17 novembre 2015 l'Assemblea legislativa ha approvato una legge in materia di tassa automobilistica, nel quale ha voluto commissariare d'urgenza l'AUR.
l'agenzia della Regione Umbria che si occupa di ricerche. Le ragioni che sono state dichiarate dalla Giunta circa la necessità di una legge regionale che preveda l'ipotesi di commissariamento, fattispecie non prevista nella legge costitutiva dell'AUR, consisterebbero nella necessità di una preventiva norma di legge sul commissariamento e nella intenzione politica di fondere AUR, ISUC e Centro Studi Giuridici, nonostante questi due ultimi istituti siano presidiati in modo indipendente dall'Assemblea Legislativa e non dall'Esecutivo. Restano, a nostro parere, oscure ancora le ragioni dell'avvenuto commissariamento di questa agenzia dell'ADISU. E commissariamento, quest'ultimo, avvenuto nel mese di ottobre 2015, diciamo affari spenti, senza approvazione di una specifica norma di legge da parte dell'Assemblea Legislativa, pur trattandosi di un'agenzia regionale al pari dell'AUR. Il decreto di commissariamento da parte del Presidente della Regione, sostituito all'uopo dal vicepresidente della Giunta, si basa su una deliberazione di Giunta alla quale la Presidente non ha partecipato. La Giunta regionale e la sua Presidente hanno quindi ritenuto di percorrere due strade diverse per l'AUR e per l'ADISU. Per la prima, una norma di legge che disciplina il commissariamento, norma approvata dall'Assemblea. Per la seconda, un provvedimento monocratico di competenza del Presidente della Regione, basato su un presunto potere generale di commissariamento anche alla luce della giurisprudenza. Questo risulta scritto. La Presidente ha preferito non mettere mano personalmente alla delibera di Giunta, giacché risulta assente al momento del voto, né al decreto di commissariamento di sua esclusiva competenza, fatto invece adottare dal suo vice. Ad oggi, a nostro parere, restano quindi ignote e comunque non dichiarate in atti le finalità del commissariamento dell'ADISU e peraltro risultano a nostro parere incerti anche i tempi del commissariamento. L'attuale commissario dell'ADISU, già amministratore unico più volte nominato nello stesso ruolo dalla Giunta regionale e prima ancora già commissario e anche componente del Consiglio di amministrazione dell'ente regionale, gestisce l'ADISU da molti anni, con progressivo accentramento su di sé dei poteri degli organi dell'agenzia stessa, grazie a successive modifiche di legge, senza rispettare con ciò l'impiego presso l'Università di Perugia come docente ordinario, impiego per il quale la legge regionale non ha imposto neanche il part-time. Arrivo. Quindi a questo punto interrogo la Giunta per sapere quali siano i motivi del commissariamento dell'ADISU e perché alla scadenza di un incarico conferito nei confronti di persona già nominata più volte prima del 2010 non si sia nominato un diverso amministratore o commissario, comunicando come mai la Presidente di Regione non abbia messo mano personalmente né alla delibera di Giunta, appunto perché risulta assente, e se questo per caso non dipenda da un'amicizia di lunga data, né al decreto di commissariamento di sua esclusiva competenza. Grazie. Intanto vorrei raccomandare il rispetto dei tempi. Prego, Assessore Bartolini. Presidente, ma io sulla formulazione di quesito chiedo una riformulazione perché non è aderente a quella, ma è una che è stata riproposta, un quesito che è stato dichiarato inammissibile. In quei termini io non intendo rispondere. A questo punto questa è la risposta dell'assessore Bartolini per la Giunta. Prego, consigliere Liberati. Carbonari, senta, sì, nei tempi previsti, perché già ha consumato tutto il suo tempo, sia per l'esposizione che per la replica. Grazie. Benissimo, sarò velocissima. Mi sorprende, ma non più di tanto, il fatto che l'assessore non risponda, in quanto siamo venuti a conoscenza recentemente che in realtà il professor Antonio Bartolini, l'avvocato Antonio Bartolini, è coinvolto, diciamo così, a livello professionale in quanto avvocato del professor Maurizio Oliviero. C'è una sentenza di condanna da parte della Corte dei Conti. Risulta o no questa cosa? Allora, vogliamo leggere per colpa grave la condanna che è stata depositata l'8 settembre 2015. Consigliere, però stiamo andando fuori.
si era altamente a conoscenza. Allora, è possibile che in questa regione vengano nominati in posti di apice delle persone condannate per colpa grave dalla Corte dei Conti per danno erariale? Stiamo andando fuori. Presenteremo apposite interrogazioni. Non sono queste le questioni, questione, la riteniamo quantomeno opportuna. Consigliere, grazie. Io vorrei richiamarla all'oggetto che era indicato nell'interrogazione e non, diciamo così, debordare in contenuti che non sono quelli che avevamo concordato, perché il tema era stato circoscritto. No, sì, però sì. Stiamo andando fuori dai temi che avevamo definito e che insieme avevamo concordato. Passiamo comunque all'oggetto numero 22. Si tratta di una interrogazione del consigliere Smacchi rivolta all'assessore Chianella. Incentivi all'acquisto della prima casa, modalità e tempistiche previste per l'assegnazione dei contributi a fronte delle risorse stanziate nel bilancio di previsione 2016. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere. Grazie Presidente, un saluto ai colleghi assessori, consiglieri. Allora sì, questa interrogazione fa seguito ad una precedente che era stata fatta nei mesi scorsi e rispetto alla quale l'assessore ci aveva sottolineato che i fondi statali per quanto riguarda le politiche abitative, in particolare per quanto riguarda i contributi relativi agli incentivi all'acquisto prima casa, erano terminati. Grazie ad una scelta, a mio modo di vedere, lungimirante che abbiamo fatto prima in sede di documento di economia e finanza e poi in maniera conseguenziale nel bilancio, siamo riusciti a trovare nel bilancio della Regione Umbria 1 milione di euro per cercare di dare seguito all'esperienza degli ultimi 5 anni che aveva dato la possibilità ad oltre 500 umbri di poter avere un contributo importante che va dai 25 ai 30 milioni di euro per l'acquisto della prima abitazione. In particolare le domande che sono state prese in considerazione sono 515, le risorse messe a disposizione sono 13 milioni e 2 negli ultimi 5 anni, con un costo complessivo delle abitazioni che sono state acquistate di circa 32 milioni e 250 mila euro, quindi con una media di circa 25 mila euro a contributo. Questi contributi sono importanti, colleghi, non soltanto perché si abbassa il costo di acquisto dell'abitazione, quindi si dà la possibilità, anche in una fase di crisi come questa, di poter realizzare il sogno della vita, ma sono importanti anche perché, abbassandosi quel costo, si abbassa anche la quantità di mutuo, di credito che le giovani coppie, i singoli o le famiglie... scusate... le giovani coppie, le famiglie possono in qualche modo prendere in considerazione, perché anche la possibilità di accedere al credito, come sappiamo, è particolarmente complessa. E quindi, abbassandosi di 25-30 mila euro il costo dell'abitazione, c'è un duplice obiettivo. Da un lato, quello di avere il contributo, dall'altro, quello di avere la possibilità di accesso al credito. Ecco, sulla base di queste considerazioni, ho presentato questa interrogazione che ha come obiettivo quello di capire se la Giunta avrà la possibilità nei prossimi mesi di emettere i nuovi bandi, dato che gli ultimi sono del 2014 e quelli del 2015, almeno per quanto riguarda le domande, sono in via di liquidazione. Grazie Assessore. Grazie Presidente Smacchi anche per i tempi che ha rispettato. Prego l'Assessore Chianella per la risposta. Grazie Presidente, grazie Consigliere Smacchi. Allora, gli interventi di sostegno all'acquisto della prima casa realizzati mediante l'erogazione di contributi pubblici direttamente ai privati si riconducono a quanto disposto dall'articolo 3,9 della legge 23 del 2003, la quale legge introduce la possibilità per la Regione di rispondere in maniera diretta e rapida ed efficace alle necessità abitative manifestate dalle categorie sociali più disagiate, in alternativa alla tradizionale elaborazione di articolati piani pluriennali che spesso comportano tempi troppo lunghi tra lo stanziamento delle risorse e la loro effettiva spesa. Fornisco una sintesi degli esiti dei bandi emanati nel 2014 e nel 2015. Allora, bando giovani coppie del 2014, sono pervenute 127 domande e sono state ammesse 89, contributi erogati 73, altri in corso di erogazione.
Il bando per i single del 2014, 76 domande, 50 ammesse in via definitiva, 35 contributi erogati. Bando per le famiglie monoparentali del 2014, 34 domande, 20 ammesse, 8 contributi erogati. Bando single 2015, 108 domande pervenute, domande ammesse 70. Bando monoparentali, 43 domande pervenute, 25 ammesse. Per quanto concerne le risorse utilizzate, si precisa che le stesse provengono esclusivamente dal bilancio regionale. A tale proposito si ritiene opportuno sottolineare che il settore delle politiche abitative da lungo tempo non beneficia più di finanziamenti statali, in quanto il flusso annuale di risorse previsto negli accordi di programma sottoscritti nel 2001 da ciascuna regione con il Ministero si è interrotto nel 2011, i famosi ex GESCAL, mentre doveva proseguire sino al 2018. Facendo un calcolo sostanzialmente di questa interruzione, per la nostra regione ha comportato una perdita di finanziamenti pari a circa 35-36 milioni. Pertanto per i bandi 2014 sono state utilizzate le economie pari a 2 milioni e 100 mila euro complessivi derivanti da tre bandi emanati nel 2013, alle quali sono stati aggiunti nuovi stanziamenti pari a 2 milioni e circa 300 mila euro. Di tali somme ad oggi sono state erogate circa 2 milioni e 800 mila euro, quindi diciamo comunque importanti. Per i bandi 2015 la Regione aveva a disposizione economie derivanti da altri interventi, piani triennali di edilizia residenziale per un totale di 3 milioni e 500 mila, ai quali potranno essere aggiunti le economie eventualmente accertate nei bandi 2014. Inoltre, per completezza, si precisa che contemporaneamente i bandi per l'acquisto sovraindicati e il servizio politiche della casa ha gestito anche 5 bandi finalizzati a erogare i contributi integrativi del canone di locazione, i cui criteri sono stati approvati appunto dalla Giunta regionale. Sono infatti sempre più numerose, purtroppo, le famiglie che a causa delle proprie condizioni socio-economiche non solo riescono ad accedere alla proprietà di un alloggio, ma non sono nemmeno in grado di sostenere l'onere di un affitto nel mercato privato delle locazioni. Con le suddette delibere sono state individuate le seguenti categorie sociali: nuclei familiari numerosi, assessore, nuclei familiari tempo. Composti da una sola persona, nuclei familiari di anziani, nuclei familiari monoparentali e in condizioni di debolezza economica. Per il 2016, quindi veniamo alla, non è stato ancora adottato alcun provvedimento amministrativo concernente i criteri per l'emanazione di un bando finalizzato all'erogazione di contributi per l'acquisto della prima casa. Tuttavia tale opportunità è attualmente oggetto di valutazione da parte del competente assessorato e degli uffici ovviamente regionale, anche al fine di non ricalcare in maniera pedissequa i contenuti dei bandi precedenti, ma individuare diverse modalità e caratteristiche che possano in maniera più incisiva intercettare i fabbisogni e le aspettative delle famiglie e dei cittadini della nostra regione. Le valutazioni sopracitate ovviamente sono necessarie, ho finito, se si tiene conto dell'entità della disponibilità finanziaria stanziata nel bilancio, appunto il milione, infatti anche se a quest'ultima potranno essere aggiunte economie derivanti dai bandi del 2014 e 2015, quindi diciamo potrebbero esserci aggiunte rispetto alle previsioni di bilancio. È evidente che in presenza di risorse non ingenti si impone l'obbligo di realizzare un intervento che è contemporaneamente mirato efficace alle situazioni più bisognose. Grazie Assessore, prego Consigliere Smacchi per la replica. Assessore, io non ho ben capito, le dico la verità, non perché, forse perché ho ascoltato male, se però c'è questa intenzione o meno di rimettere i bandi nel corso dell'annualità 2016. Mi sembra di aver capito che c'è 1 milione di euro perché l'abbiamo messa a bilancio, si stanno aspettando eventuali economie rispetto ai bandi 2014-2015, però io credo che le aspettative e le necessità sono tali che se non si parte nel breve periodo con la procedura, anche relativa alle emissioni, difficilmente si potrà arrivare all'emissione dei bandi prima della fine dell'anno. Quindi è per questo che le chiedo innanzitutto di partire con le procedure dal punto di vista tecniche, allo stesso modo come ci siamo impegnati anche in sede di bilancio, se poi ci sarà l'opportunità in sede di assestamento di trovare ulteriori risorse, allora a quel punto potremo integrarle rispetto a quelle già trovate, rispetto alle economie possibili. Però guardi, veramente, se riusciamo a far partire la procedura ci sarà una risposta a problemi concreti da parte dei nostri cittadini. Per questo la ringrazio.
Grazie Presidente Smacchi. Passiamo all'oggetto numero 26 presentato dal consigliere Nevi e rivolto all'assessore Chianella. Mancata attivazione dell'Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Nevi. Grazie Presidente, ma la questione è tristemente nota, nel senso che la vicenda della nostra azienda dei trasporti è ancora purtroppo non conclusa e nel 2015, per la verità con la legge regionale numero 9 del 2 aprile 2015 approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, veniva istituita in tutta fretta una norma per consentire la nascita dell'Agenzia Unica per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale al fine di risparmiare milioni di euro all'anno di minori, diciamo, trasferimenti, se ben ricordo, in termini fiscali e quindi con un vantaggio per il disastrato bilancio, purtroppo a causa delle scellerate decisioni del passato della nostra azienda del trasporto Umbria Mobilità. Rispetto a questo, cioè 2 aprile 2015, ci risulta che sono stati fatti degli incontri propedeutici alla istituzione dell'agenzia stessa, ci si è attardati a dibattere sulla natura giuridica e sugli aspetti, diciamo così, relativi alla sicurezza per le casse pubbliche di questa operazione. C'era stato detto nel corso anche dell'approvazione del piano regionale dei trasporti che sarebbe nata di lì a poco, ma invece ancora nulla. Segnalo che ogni giorno che passa purtroppo significa perdere dei soldi, anche soldi importanti, visto che si parlava della detraibilità dell'IVA per circa 10 milioni all'anno. Non so se la cifra corrisponde al vero, ma queste sono cifre che erano state fatte all'atto dell'approvazione della summenzionata norma regionale. Quindi con questa interrogazione semplicemente si chiede per quali motivi non viene applicata questa legge regionale e con quali tempi, secondo l'assessore, si riuscirà finalmente ad avere questo strumento che ci consentirebbe di mettere forse in sicurezza definitivamente il bilancio della nostra azienda. Grazie. Prego, assessore Chianella. Grazie Presidente. Grazie consigliere Nevi. Allora, la Regione dell'Umbria ha avviato un processo di riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale con la finalità di perseguire una maggiore razionalizzazione dei servizi offerti dal punto di vista qualitativo, ecologico, quantitativo ed economico. Nell'ambito di questa riorganizzazione la Regione ha recentemente concluso un percorso di aggiornamento della legge 37 che ha attribuito a Umbria TPL Mobilità SPA anche la funzione di agenzia per la mobilità. Tale attribuzione, restando in capo alla Regione e agli enti locali tutte le altre funzioni che sono proprio per legge, potrebbe consentire al sistema trasportistico regionale di ottenere vantaggi economico-finanziari conseguenti alla gestione unitaria del sistema stesso, che garantirebbe così economicità, maggiore efficienza, razionalizzazione, oltre che all'eventuale eventuale recupero dell'imposta sul valore aggiunto. Allo stato dell'arte si è proceduto innanzitutto all'elaborazione di una bozza di convenzione tipo prevista dal comma 6 dell'articolo 19 bis che disciplina i rapporti tra gli enti e l'agenzia unica, le modalità di trasferimento dei fondi, nonché gli eventuali costi connessi da corrispondere all'agenzia unica per le attività affidate dalla legge. Tale bozza è all'esame del servizio contratti per approfondimenti di competenza. Secondo, una prima valutazione di carattere solo informale con l'Agenzia delle Entrate, effettuata dal Servizio Ragioneria e Fiscalità Regionale, che
sembrerebbe confermare la praticabilità dell'ipotesi di recupero dell'imposta sul valore aggiunto, ma è una valutazione solo di carattere informale. Terzo, una valutazione da parte della società Umbria Mobilità SPA di alcune ipotesi di carattere tecnico-finanziario volte a scongiurare il rischio di pignoramenti a valere sui corrispettivi del contratto di servizio. Tale situazione si è già concretamente purtroppo verificata nei confronti della Regione in qualità di terzo creditore di Umbria Mobilità SPA a seguito dell'esecuzione del lodo Cogemar, atteso che i limiti di pignoramento nei confronti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 159 del testo unico 267, non operano nei confronti della Regione o di altra istituzione diversa da quella esplicitamente individuata appunto dalla legge. Infine, da ultimo si ricorda che è in corso di studio una valutazione, un percorso volto a trasferire, direi a buon punto, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria ex FCU, in regime di concessione RFI, in vista della possibile inclusione della stessa nella rete ferroviaria nazionale. Tale ipotesi comporterebbe il trasferimento di una parte rilevante del personale operativo oggi a carico di Umbria DPL Mobilità SPA, assieme alle funzioni e alle risorse. Da ultimo si rappresenta infine che allo Stato esiste una sola esperienza realizzata in ambito nazionale che opera attraverso il recupero dell'imposta sul valore aggiunto che esiste nella Regione Emilia-Romagna. Quindi questa questione che attiene poi all'Assemblea ovviamente dei soci, decisione che attiene all'Assemblea dei soci, verrà valutata prossimamente. Grazie Assessore Chianella. Prego Consigliere Nevi per la replica. Ma mi si consenta, Assessore Chianella, questa è la risposta che ci sentiamo fare da 6 o 7 mesi a questa parte, dare da 6-7 mesi a questa parte. E noi vorremmo che la Regione fosse attore principale su questa partita, non delegando troppo ad altri, e che si possa, diciamo, nel più breve tempo possibile cercare di mettere in campo questo strumento che, come lei anche ha detto, ci consentirebbe di risparmiare molti soldi, e Dio solo lo sa di questi tempi quanto sia importante. Quindi io per adesso mi ritengo non soddisfatto, perché mi sembra una risposta un po' burocratica che non fa intravedere la soluzione a breve della questione. D'altronde noi abbiamo fatto la legge in tutta fretta proprio perché c'era questo problema di arrivare a trovare nel più breve tempo possibile uno strumento che ci potesse aiutare, oltre alla questione della ex FCU, diciamo così, mettere in sicurezza quel patrimonio. Io continuo a sperare che anche da questa iniziativa del sottoscritto ci possa avere uno stimolo per andare avanti, però purtroppo siamo un po' troppo abituati ai ritardi e siamo un po' troppo abituati a vedere passare il tempo e invece di vedere realizzate le cose che sono necessarie per l'Umbria. Grazie. Grazie consigliere Nevi. Passiamo adesso all'oggetto 27, presentato dai consiglieri Liberati e Carbonari, rivolto all'assessore Cecchini. Emergenza contaminazione dei fiumi Paglia, Tevere e Nera, necessità di urgente adozione di misure a tutela dell'ambiente e della salute. Informazioni e intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego. Sì, buongiorno a tutti. Dunque, in questo panorama non certo qualificante dal punto di vista ambientale, in Umbria, sta emergendo una situazione davvero gravissima, è una parola inflazionata, però in questo caso mi pare quanto mai appropriata, per quanto riguarda le aste dei fiumi Paglia e conseguentemente Tevere. Sono emersi i risultati di studi americani e nazionali, che peraltro erano già ufficiali e disponibili anche da un lustro tra Firenze e Washington, che ci raccontano come il Mar Mediterraneo, quindi non propriamente il laghetto dietro casa, per quanto anche quello sarebbe da tutelare, il Mar Mediterraneo è a rischio mercurio perché il fiume Tevere porta
dal fiume Paglia, tutto il mercurio delle miniere di cinabro non messe in sicurezza presso il Monte Amiata e, come ricordano questi studi, io ho portato le prime pagine di questi studi, il fiume Tevere, quindi con i 4 milioni di abitanti che vivono attorno a questo fiume, e l'autorità di bacino queste cose dovrebbe saperle, il fiume Tevere è uno dei principali contributori di mercurio del nostro mare più importante, del bacino del Mediterraneo. Questo è un elemento su cui noi dobbiamo riflettere, perché il mercurio è già diventato metilmercurio nei pesci nel 96% dei casi per quanto riguarda il fiume Paglia, poi progressivamente venendo meno la percentuale, come posso dire, la proporzione, la concentrazione, e siamo al 17% presso il lago d'Alviano, 17% dei pesci contaminati oltre soglia da mercurio, metilmercurio. Quindi cosa accade? Accade che siamo già alla contaminazione alimentare, prendiamo quell'acqua per uso irriguo e la utilizziamo per i nostri coltivare i nostri prodotti, ma i prodotti poi rischiano di risultare concentratori degli inquinanti, perché l'acqua evapora e l'inquinante resta. Abbiamo una situazione veramente, veramente brutta. E questo per quanto riguarda il Paglia e il Tevere. Per quanto riguarda l'altra incredibile storia, che finalmente dopo 130 anni viene fuori, Fiume Nera. Il Fiume Nera, a valle degli scarichi Thyssen, registra nei molluschi e nelle piante acquatiche, c'è uno studio ecotossicologico da parte di parte privata, quindi di parte Thyssen, che non era evidentemente noto, ecco, registrano questi molluschi e queste piante acquatiche fino a 400 volte maggiore il tasso di cromo e di nickel rispetto alle stesse matrici poste a monte degli scarichi Thyssen. Allora, considerando il danno, come dire, agro-socio-economico che si viene a registrare, occorre pensare anche a provvidenze nei confronti di chi nella filiera importantissima in Umbria dell'agricoltura vive, di chi vive di questo, e quindi mi auguro da parte delle istituzioni pubbliche, a partire dalla Regione dell'Umbria, provvedimenti urgenti, immediati, che vadano a interdire la pesca ad uso alimentare, proibire l'uso irriguo di queste acque. Poi c'è tutto il tema degli attingimenti, delle migliaia di richieste rimaste inevase a causa del fatto che sul deflusso minimo vitale dei fiumi c'è ancora molto da studiare da parte della Regione. Comunque, da parte di, su tutto questo tema, mi auguro interdizioni e provvidenza a favore degli agricoltori. Grazie. Grazie, prego, Assessore Cecchini. Sì, ma il tema posto dai consiglieri liberati e Carbonari è un tema ben noto e conosciuto da parte della Regione dell'Umbria, della Giunta regionale e dei suoi uffici, che già nel il 13 maggio scorso hanno proceduto ad una riunione che ha messo a sintesi anche incontri fatti precedentemente con tutti i comuni coinvolti e interessati, l'ASL, ARPA e diversi uffici della Regione, per mettere insieme le azioni da compiere per uno scambio di informazioni e anche porsi degli obiettivi concreti. Naturalmente, per quanto riguarda la presenza del mercurio, è confermato da ARPA, quindi non solo dagli uffici, che deriva esclusivamente dalle attività estrattive che nel secolo scorso ha contraddistinto l'area del Monte Amiata in Toscana. Quindi le informazioni che noi abbiamo sugli interventi fatti sono quelle che ci ha fornito i settori competenti della Regione Toscana, che hanno seguito e stanno seguendo nel merito tutto quello che è stato fatto nel passato e verrà fatto anche attraverso
i 18 milioni di euro che con apposita legge dello Stato il Governo mette a disposizione per completare il lavoro di bonifica in tutti i 6 lotti, così come previsto dallo studio fatto in quelle terre. Già negli anni scorsi la Regione Toscana ha iniziato, dopo un monitoraggio serio e appropriato, una bonifica di alcuni lotti, inizialmente con 1,5 milioni di euro, poi con un altro 1 milione di euro. Adesso appunto le risorse a disposizione ci sono e la Regione e il Comune Abbadia San Salvatore sta procedendo alla stipula di un accordo di programma con l'Unione dei Comuni anche per superare vincoli di bilancio nel poter disporre di una cifra così consistente e quindi cercare di utilizzarla tutta nel 2016, così come prevede la legge ad hoc che appunto ha stanziato queste risorse. Il monitoraggio peraltro ha riguardato quindi tutto quello che interessa sia il fiume Paglia, poi anche il fiume Tevere e sempre dietro a studi e monitoraggi portati avanti da ARPA in collegamento con ASL non si hanno certezze della contaminazione ad esempio del pesce, gli studi non hanno dato esiti che diciamo stabiliscono appunto che i pesci siano stati comunque contaminati o coinvolti. In ogni caso, a scopo cautelativo, non è che è stata sospesa la possibilità di consumare pesce che proviene da quei tratti di fiume, ma è stata sospesa la pesca in tutti i tratti appunto individuati attraverso un monitoraggio molto serio. Quindi i pesci in questione in questo momento non vengono consumati e non sono nella rete di commercializzazione perché non è prevista né è fatto divieto di pesca. Oltre a questo, naturalmente, lo studio che viene portato avanti Tempo, assessore. Interessa, sto terminando, non solo, faccio una sintesi molto estrema, come avviene in alcuni casi quando sono interrogazioni anche molto corpose che avrebbero bisogno di tanti più elementi, però il monitoraggio che sta portando avanti in questa fase i soggetti preposti, anche in ottemperanza con quanto previsto dalle leggi nazionali, riguardano non solo la matrice acquosa, ma anche la possibilità appunto di studiare e monitorare in complessivo la vita animale e vegetale della regione. Tutto quanto è stato trasmesso naturalmente alla prefettura. Analoga situazione per quanto riguarda la presenza del nichel, laddove appunto con gli uffici preposti e i monitoraggi si sta seguendo la situazione, lì è proveniente non dall'amiata ma da Thyssen, da produzioni più locali e però c'è un iter, quello previsto per legge, molto rigoroso che gli uffici stanno seguendo. Grazie Assessore, prego Consigliere Liberati. Sì, io ringrazio l'assessore, non era assessore lei quando questi studi sono usciti, però qui o c'è un problema di comprensione dell'inglese perché sono usciti in inglese, queste pubblicazioni sono in inglese, oppure non ci capiamo. È scritto chiaramente da luminari mondiali, da studiosi importanti, perché il mercurio tra l'altro deve essere portato, come dire, analizzare altrove, perché l'Italia sulla ricerca ha qualche problemino. È scritto qui, Science of the Total Environment, da parte di John Gray, il luminare appunto, assieme a tanti altri studiosi, anche italiani, che insomma il 96%, lo traduco, di questo genere, di questi pesci, è contaminato oltre la soglia limite per quanto riguarda metilmercurio. Quindi c'è ben poco da approfondire ulteriormente, anche perché si parla anche delle sponde contaminate, dei sedimenti, dell'acqua, cioè ci sono già gli studi. Quindi acceleriamo e diamo le corrette informazioni a tutti i cittadini che vivono lungo il Tevere, perché è una questione non locale, è una questione nazionale e internazionale.
è un'emergenza di fatto internazionale, per quanto si dice che il mercurio nel fiume Tevere è uno dei principali contaminanti del Mar Mediterraneo, beh, ci siamo detti tutto. Per quanto riguarda il NERA, anche qui vorremmo capire chi paga, cioè, perché il punto è chi paga. Chi paga quei contadini, quegli agricoltori, quelle imprese agricole e tutto quello che c'è attorno, che prima o poi saranno costretti a rendere trasparenza? C'è un problema grandissimo, quindi voi dovete andare dal governo e forse anche in Commissione europea a fare quello che bisogna fare, cioè chiedere soldi. Grazie. Allora, a questo punto direi di passare a trattare l'oggetto 25. Si tratta dell'interrogazione che abbiamo aggiunto con l'ordine del giorno aggiuntivo, presentata dal consigliere Ricci e rivolta all'assessore Chianella. Strada di grande comunicazione E78, intendimenti della giunta regionale ai fini della conclusione dei lavori riguardanti la galleria della Guinza e ai fini della realizzazione dei raccordi stradali dalla galleria stessa verso la E45 e verso la zona adriatica. Prego, consigliere Ricci. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, è una interrogazione che potrei definire propositiva, anticipata anche da elementi di gratitudine per quanti, a partire dal Presidente nel 2010 della provincia di Perugia, ma anche dai quadri regionali e dai comuni interessati, ebbero anche con azioni molto incisive a sollecitare la conclusione della Galleria della Guinza, un'opera strategica per il nostro Paese, ma importante anche per la Regione Umbria, i cui lavori cominciarono nel 1989 e prevedevano ben 3 stralci funzionali. Le opere si sono concluse, come noto, 12 anni fa, con un investimento complessivo che, anche stando alle fonti recentemente sottolineate anche dalla stampa nazionale, hanno già incluso investimenti per circa 150 milioni di euro. La E78, di cui la Galleria della Guinza fa parte, sviluppa un itinerario da Grosseto a Fano e connette fondamentalmente i due mari. 12 anni fa vi fu la conclusione dei lavori, ma poi per problematiche tecnico-gestionali e legate alle misure di sicurezza nel quadro delle emergenze possibili, si è determinata la necessità di creare quella che tecnicamente viene chiamata la seconda canna, il secondo tunnel parallelo al primo, quello strettamente viario. La galleria, peraltro, galleggia, anche qui utilizzando un termine tecnico, perché necessita anche di adeguati raccordi. Raccordi verso la E45 per un totale di circa 10 chilometri e raccordi anche verso l'area adriatica per altri 30 chilometri circa. Si chiede alla Giunta regionale quindi quali azioni per ulteriori sollecitazioni intende intraprendere, considerando che il tema della conclusione della Galleria della Guinza è stato recentemente ridisegnato sia da parte di ANAS S.p.A. che da parte del governo italiano attraverso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e quindi riteniamo opportuno che debba esserci un atto ricognitivo per calcolare innanzitutto le risorse precise che ancora mancano per la conclusione della stessa galleria e anche quale sarà la soluzione tecnica complessiva, perché la seconda canna può essere anche legata alla percorrenza viaria, ma anche in una eventuale determinazione tecnica solo per i raccordi di emergenza. E successivamente a questo atto ricognitivo credo che sarà opportuno coinvolgere non solo il Consiglio regionale, quindi l'Assemblea legislativa dell'Umbria,
ma anche quelle della Toscana e delle Marche, perché credo che questa opera sia strategica non solo per l'Umbria nelle connessioni tra il mare Tirreno e quello Adriatico, ma anche strategica per le connessioni fra la Toscana, l'Umbria e le Marche. Concludo che questa sarebbe una delle prime attività di connessione tra queste tre regioni che potrebbero vedere, peraltro su proposta, mi auguro, della Giunta regionale dell'Umbria, la predisposizione di un atto tecnico ricognitivo che magari i tre consigli regionali, le tre assemblee legislative potrebbero fare proprio per sollecitare adeguatamente sia ANAS S.p.A. che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e quindi il Governo italiano in una opera che ha un interesse nazionale, ma credo ha un interesse per l'Umbria, per la Toscana e per le Marche, nel quadro della valorizzazione del sistema viario e quindi socio-economico. Grazie. Prego, Assessore Chianella, rinnovo il rispetto dei tempi perché stiamo sforando nonostante le due interrogazioni derubricate. Grazie Presidente, grazie Consigliere Ricci e grazie soprattutto per la propositività degli interventi e della qualità anche degli stessi, almeno sulle mie materie, ma credo in generale. Le strategie di infrastrutturazione su cui hanno puntato negli ultimi anni la Regione dell'Umbria e con essa anche le regioni dell'Italia centrale, in particolare le Marche, preoccupate appunto dal rischio di un'ulteriore marginalizzazione che i propri territori più interni stavano correndo, sono state caratterizzate dal potenziamento dei collegamenti trasversali principali tra aree dell'entroterra e le dorsali adriatica, centrale interna e tirrenica, poi confluite nella rete comprehensive. Il quadrilatero Marche-Umbria, il nodo stradale di Perugia, funzionale al potenziamento della E45, e la E78, cioè la Grosseto-Fano, tutti i progetti citati sono stati riconosciuti strategici ai fini della connessione alle grandi reti a livello nazionale. Per la E78 Grosseto-Fano, dopo l'abbandono da parte del Ministero dell'ipotesi di realizzare l'opera in regime di project financing, con la creazione ad hoc di una società di progetto denominata Centralia, oggi soppressa, è in fase di avvio uno studio delle ipotesi progettuali che prevedono di completare nell'ambito del contratto di programma ANAS e Ministero l'opera in forma semplificata, e cioè quattro corsie sezione B fino all'innesto della E45 e due corsie sezione C sul tracciato esistente nel tratto di valico tra Umbria e Marche con raddoppio della galleria della Guinza. Il rinnovato interesse per la strada dei Due Mari E78 come ponte terrestre, diciamo così, riportato in auge dal Ministero e nella persona del Viceministro Nencini, tra le portualità adriatiche e tirreniche, verso i Balcani da un lato e verso la Spagna dall'altro, è il caso più eloquente della volontà di integrare e connettere tra loro i grandi corridoi longitudinali con collegamenti trasversali visti come strategici anche per i territori attraversati. La Regione dell'Umbria, nel caso specifico, il sottoscritto, ha chiesto di includere nel contratto di programma 2015-2019 tra ANAS e Ministero il completamento del tratto umbro, che a una prima ipotesi di studio risulterebbe suddivisibile in due stralci. Il primo stralcio, con un adeguamento del tratto umbro dal confine con la Toscana fino all'innesto E45, che ha presumibilmente un costo di 100 milioni di euro, e un secondo stralcio con adeguamento del tratto umbro completamento dall'E45 fino al confine delle Marche, che ha un'ipotesi di investimento di oltre 400 milioni. Relativamente a tale ipotesi risulterebbe senz'altro preferibile sin da subito realizzare prioritariamente il completamento del tratto verso la Toscana, in quanto rappresenterebbe una valida alternativa di tracciato nel collegamento est-ovest e verso nord con l'autostrada 1. Anche alla luce del prevedibile incremento di traffico che si scaricherà sul nodo di Perugia. In seconda battuta, ovviamente, la parte marchigiana. Quindi questo è il lavoro che stiamo svolgendo con il Ministero ormai da diversi mesi e sono ipotesi appunto allo studio, sono diverse, una delle quali è la realizzazione della famosa seconda canna in corrispondenza della Galleria della Guinza. Prego, Consigliere Ricci. Grazie signor Presidente dell'Assemblea Legislativa, volevo ringraziare l'assessore con delega alle infrastrutture per
diciamo, la sollecitazione tecnico-gestionale che sta dando a questo progetto. Mi auguro che possa essere anche a termini informativi prodotto un atto ricognitivo che potrebbe essere anche nucleato all'interno della seconda commissione consiliare, e ribadisco la nostra anche disponibilità su quell'atto ricognitivo a poter determinare un'azione congiunta della stessa Assemblea Legislativa dell'Umbria unitamente a quelle della Toscana e delle Marche, perché riteniamo che questa infrastruttura viaria, appunto la E78, sia determinante anche nel quadro della futura gestione della macroregione, che comunque dovrà vedere una ampia collaborazione tra Toscana, Umbria e la Regione Marche. Grazie. Grazie consigliere Ricci. Abbiamo così concluso la sessione straordinaria. Buona serata a tutti.